Cerca di tenere lontano il Casoli lo spettro dell'ultimo posto in classifica, oggi contro la Flaco Pescara, partita che potrebbe significare molto per i bianconeri, non ultima la possibilità di poter agganciare una delle concorrenti per la salvezza. Risalire la classifica è difatti l'intento della società casolana, che intanto si è rinforzata con due giocatori del calibro di Giannico e di Crognale. Dopo 6 minuti Casoli vicino al vantaggio, il tiro di De Julis susseguente a calcio d'angolo incoccia il palo. Risponde subito l'Adriano Flaco, colpo di testa di Nardolli e ottima la risposta di Rulli. Colpo di testa di Di Pasquale, palla sull'incrocio esterno, Casoli che preme per il vantaggio, Adriano Flacco che si difende in modo ordinato, guidata dall'inossidabile Augusto Gabriele, un centinaio di partite in Serie A nel Cesena. D'Incecco salva in calcio d'angolo su pallonetto di Caniglia, siamo al 25esimo. Un minuto dopo la difesa gialloblu si salva dopo una mischia davanti al proprio portiere. Pacchetto arretrato estremamente impacciato in questa occasione. Al 40esimo colpo di testa di Innocenti che meritava di meglio. Poco dopo Colanzi in area perde un'ottima occasione. Siamo nel secondo tempo, dopo un minuto salva Rulli su Martelli. Su calcio d'angolo seguente ancora incertezze della difesa casolana. Ancora un balbettio dei padroni di casa permette a Martelli di andare in gol. Dunque Flacco in vantaggio. Dopo 4 minuti Rulli ancora superbo su Nardolli. Casoli in bambola. E da questo momento, per motivi tecnici che non dipendono dalla nostra volontà, non abbiamo più le immagini della partita, ma comunque cerchiamo di commentare le azioni che hanno portato alla vittoria del Casoli. Siamo al 12esimo, il Casoli reagisce, vicino al pari Giannico appena entrato, sciupa, ma il merito è senz'altro di Costantini che salva sulla linea. Al 22esimo pallone che attraversa tutta l'area pescarese, ma nessuno approfitta. 6 minuti dopo calcio di punizione di Fantasma Giannico ed è il meritato pareggio per la squadra di Mancini, che si ritrova in superiorità numerica per l'espulsione di Tomeo. Ora il Casoli ci deve provare e difatti Innocenti manca il colpaccio di testa. 34esimo miracolo di D'Incecco su sforbiciata di De Julis, ma il portiere pescarese nulla può sul colpo di testa di Cavaliere e il 2-1. Il Casoli ora sembra trasformato dopo i primi 10 minuti del secondo tempo che gli è costato il gol. Vince meritatamente il Casoli, che reagisce come un leone ferito al gol degli ospiti. La Flacco, che non riesce ad arginare pur giocando bene, permette quindi alla squadra di casa di fare un ottimo passo avanti verso la salvezza. Ci è voluto un gol dell'Adriano Flacco per far sì che il Casoli si trasformasse letteralmente, mister. Sì, diciamo che al primo tempo è stata brava la Flacco a metterci in difficoltà pressandoci, poi abbiamo aggiustato qualcosa al secondo tempo e siamo riusciti a ribaltare questo risultato che era importantissimo per noi. Più che l'intera partita, forse sono costati i primi 10 minuti del secondo tempo, quando la difesa del Casoli è sembrata un po' imbambolata. Sì, ma noi abbiamo queste difficoltà. Per fortuna oggi, grazie all'ingresso di Giannico che la società ci ha messo a disposizione, siamo riusciti a concretizzare quelle palle gol, senza nulla togliere a tutta la squadra che ha fatto una grandissima partita, però avere anche un altro attaccante ci fa comodo e ci aiuterà a salvarci. Difatti dico un grazie alla società per averci messo a disposizione un attaccante del genere. Signor Dorazio, nuovo direttore sportivo del Casoli e quindi anche un nuovo assetto societario, il direttore sportivo che ha portato in dote una dote, diciamo, eccezionale, cioè Giannico, che oggi è stato protagonista. Sì, vabbè, Giannico non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo, sappiamo che è una punta di valore. Insieme a lui ho portato anche Crognale, sono stato contattato dalla S Casoli, è subentrato Di Carlo Isaia, che mi ha invitato a cercare di fare bene in quest'ultimo periodo e speriamo di raggiungere la salvezza. Da come ha giocato il Casoli nella seconda parte della seconda frazione di gioco, questo Casoli potrebbe aspirare anche a qualcosa di più che una salvezza stentata? No, assolutamente no. Cioè, il Casoli purtroppo per problemi societari la squadra ha subito un po', è stata abbandonata nella prima parte di campionato. Infatti abbiamo visto anche oggi la squadra era un po' tesa, nervosa, ed era giusto così.
noi adesso dobbiamo vivere la giornata e cercare di stare in quelle posizioni. Addirittura io non posso pensare oggi di raggiungere la salvezza non tramite play-out. Se questo lo facciamo, speriamo. Cioè non è... Il centravanti dell'Adriano Flacco, Nardone, possiamo dire che la sua squadra non ha resistito al ritorno del Casoli. È andata proprio così. Oggi, a differenza di altre partite, non siamo stati capaci a tenere il risultato contro una buona squadra che sicuramente non merita i pochi punti che ha. È andata così. Altre volte ci siamo riusciti. Abbiamo interrotto una serie positiva che durava da 4 partite. Bisogna rimboccarsi un po' le maniche. Però tutto sommato non siamo scontenti. Potevamo anche vincere, potevamo portare un punto a casa. Non l'abbiamo portato, va bene così.